Raffaella Spanella. Data di nascita 3/4/1976. Professione medico veterinario. Segni particolari? Inossidabile. Assolutamente sì. Buongiorno Raffaella. Grazie. Ben arrivata. Ti chiediamo di stare un po' più vicino, certo, al microfono, come quando, appunto, se ti è mai capitato, vai alla radio che il microfono sei è lì. Si è già preparato. Sì, è già preparato. È tutta la settimana che si prepara. Guarda il sorriso bello accattivato. Sì, sì, l'ha provato prima di venire. Allora, con Raffaella, buongiorno, che è un veterinario, sì, e che è il mio veterinario anche, perché non quando devo sta nascondere male Matteo lo quando curo sto male io, lei viene e mi dà la giù cagnolina, no no, quando sto male io il cagnolino chiamiamo il medico. Ah, quindi praticamente sì, certo, per Gaia, non per anche me per Gaia, però beh, sono venuto a conoscenza di questa bella iniziativa, di questo centro di riabilitazione equestre Rosella, e allora sì, mi ho detto perché non parlarne, anche perché si possono fare tante cose con l'ausilio dei cavalli, e tu che sei un amante, anzi pratichi, sì, questo sport, sì, sì, sì. Da quanti anni? Da quando ne avevo 8, quindi è un amore. La mia età l'avete già svelata, quindi sei diciamo amazzone? Oltre 30 anni, sono una amazzone. È una amazzone. Sì, ti sei infatuato dei cavalli, quei cavalli per te rappresentano il compendio della tua vita? Potremmo quasi dire di sì. Beh, forse sì, è diventata veterinario proprio per questo, magari. Sì, anche se poi in realtà professionalmente non me ne occupo, ho preferito mantenerli a livello, diciamo, di svago, di diletto, di momento di relax quotidiano. Che cos'è questo centro di riabilitazione? Lo capiamo, sì, già dal nome, però certo, come è nata, certo, l'idea, e Rosella chi è? Certamente, Rosella era un'amica che non ha potuto vedere purtroppo la realizzazione di questo progetto. So che ne sarebbe stata contenta e orgogliosa, quindi mi è sembrato naturale dedicarlo a lei. È un progetto che nasce dopo che io mi sono formata come operatrice di riabilitazione equestre presso l'ANIRE, che è l'Associazione Nazionale Italiana Riabilitazione Equestre, l'ente che in Italia si occupa da più tempo di questa disciplina, dal 1978 addirittura. Questo metodo di riabilitazione globale stiamo per mezzo del cavallo, delle immagini adesso. Sì, immagini relative appunto alla, alle sedute che facciamo con gli utenti, questo è il nostro diciamo il nostro primo utente, il primo utente che abbiamo avuto. E il cavallo chi è? Il tuo? Il cavallo è il mio, sì, che si chiama Mandarino. Sì, è un anglo-arabo sardo e ha rivelato inaspettatamente grandi doti, grande attitudine per questa disciplina. Ci vuole pazienza, insomma. Ci vuole pazienza, serenità e tranquillità che lui sta dimostrando di avere, quindi si è rivelato, diciamo, non l'avevo acquistato pensando a questa attività, funziona, però poi abbiamo verificato che è perfettamente idoneo. Quanti anni ha il cavallo? Il cavallo ne ha compiuto adesso 10, quindi ancora vivono i cavalli, una trentina d'anni, 35. Oh, ovviamente meno, no, beh, diciamo che la carriera magari sportiva, sì, agonistica, sì, è più breve, però sì, l'età 14 anni mi pare, sì, vero? Addirittura lì nel centro che, in cui io ho fatto la formazione venivano usati cavalli anche di oltre 30 anni, perché comunque la seduta si svolge esclusivamente al passo, quindi non è per il cavallo un impegno gravoso. Chi può usufruire di questo tipo di riabilitazione? Abbiamo visto un signore o una signora in sedia a rotelle. Sì. Quello che è sopra adesso è lo stesso? Sì, 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 è sempre okay, lui. Allora, diciamo che il grosso punto di forza, secondo me, di questa attività è che si rivolge globalmente, come dice appunto il nome del metodo, a chi ha problemi sia fisici che, diciamo, psichici, mentali o entrambi associati. Dal punto di vista fisico, il cavallo può essere paragonato a uno strumento di fisioterapia, è l'unico strumento di fisioterapia animato esistente, quindi il cavallo, quindi la persona quando è a lo spieghiamo come, cioè sì, cosa vorrebbe dire anche il laser, fare non mai, perché il laser sì, non ho. Vabbè, perché il laser è talmente docile. Sì, però io sono nato in mezzo agli laser, sono numeri del cielo. No, no, si vede, si vede, cioè lo notiamo. Bonare Manunza aveva un lancio, fa un lancio di nome l'asino. Io ci giocavo. Benissimo, ma si vede in effetti l'estrazione che arriva da lì per ecco, quanto la riguarda. Si, però se parliamo del cavallo, mi fa capire perché deve chiedere cosa c'entra sì, l'asino. Ma anche l'asino, perché è parte integrante della nostra cultura. Sì, come no, no, ve lo spiego. Allora, sono domande che io faccio. L'asino viene usato nell'ambito della onoterapia, in cui però non si sale sopra. Il discorso del cavallo è che i suoi movimenti, i movimenti che gli compie al passo, dovuti non al deggia, fatto che alterna le zampe anteriori sì, con quelle vero, posteriori, adesso non sto a usare no, tecnicismi no, perché dobbiamo capirci, i movimenti che
che il cavallo compie determinano movimenti di adattamento continuo. Quel modo di camminare cos'è? Il dressage? No, anche il passo normale. Il passo normale col cavallo che fa avanzare un posteriore, poi anteriore, eccetera. Okay. Questo stimola qualcosa. Poi ti devo dire una cosa legata a questo stimola modo praticamente la fa compiere al bacino, alle anche, anche al busto e alle spalle del cavaliere gli stessi movimenti misurati proprio in gradi che si compiono camminando. Ecco. Va da sé che quindi per chi camminare non può o per chi ha problemi, ad esempio un'emiplegia per cui diciamo zoppica, non cammina bene, il fatto di fare 20 minuti a cavallo, che appunto è come se avessi un macchinario da palestra che passivamente ti fa fare quei movimenti, permette di migliorare la postura, la muscolatura, l'equilibrio, permette di rompere gli schemi patologici, che significa che se una persona in seguito ad esempio a un problema neurologico ha una rigidità della muscolatura, degli arti inferiori, 20 minuti di passeggiata a cavallo gli permettono di scioglierli, e viceversa se uno ha un ipotono, cioè la muscolatura troppo flaccida, il movimento del cavallo aiuta a tonificare. Anch'io a cavallo. Quindi abbiamo una regolazione del tono muscolare e una rottura degli schemi patologici, che può voler dire anche persone ad esempio con esiti di paralisi cerebrale infantile che ad esempio non riescono a reggere la testa, il movimento in avanti del cavallo piano piano, passo dopo passo, gliela fa raddrizzare. Ma davvero? Sì, questi sono due esempi banali che vi ho fatto. Quindi il nobile cavallo quante cose fa nella vita. Purtroppo il nobile cavallo in questa terra è anche meno nobile quando viene affettato per essere messo sulle tavole, quindi credo che forse siamo l'unica regione che ha questo tipo di grande consumo della carne di cavallo. Forse così grande sì, poi in altre regioni comunque si mangia. Per esempio io prima che venissi a vivere in Sardegna non avevo mai mangiato. Ma davvero? No. Perché su non esiste la carne, cioè il fegato, ok, ma c'è il manzo, il maiale, l'agnello, il coniglio, ma il pollo. Allora in Italia, perdonami, siamo noi in assoluto. Ma no. Solo noi non credo. No, in Veneto, credo, per esempio, usano molto gli sfilacci. Sì, credo però che la bistecca non lo so. La bistecca credo comunque la Sardegna. Certo che come potete immaginare, io non ne mangio, quindi non sono la persona più ferrata. Infatti credo che tu sia una di quelle che va dietro quando c'è appunto da prendere scegliere la sapezza, come si dice in inglese. Non prende cavalli, beh, ha ragione, vorrei vedere. Sì, io amo i cavalli, però mi piace andare al paio. È come me in una giornata come quella di oggi, venerdì 17, quando mi attraversa il gattino nero la strada, io che ho a che fare con lui tutti i giorni, cioè, capisci? No, non dovevi più ripetere. Io mi fermo al gatto, lo carico in macchina e ti porto io, perché ormai ho questa confidenza, capisci? Allora, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco e poi dopo il meteo con Corazon torneremo a parlare di questo metodo, questo grande risvolto che ha oltre allo sport il cavallo, insomma, ecco, la riabilitazione. A tra poco. Grazie, allora così entrati e usciti dal meteo, anche perché per andare a cavallo anche lì bisogna una bella giornata, dico bene Raffaella. Anche se io ho visto in alcune giornate tipo Pasquette varie di anni fa anche gente che galoppava sulla spiaggia un po' con anche tempo brutto, un po' di pioggerella, non ferma. Sì, beh, se la pioggia non è eccessiva, troppo forte, si può anche montare. Chiaro. Poi tra l'altro il cavallo io ci sono stato, ho fatto anch'io dei giretti, mi piace molto, ma quando vai a fare le escursioni è meglio del trattore, cioè quello sale su anche le montagne più scoscese, cioè è incredibile. Certo, si sceglie il percorso. Allora, dal lato psicologico, affrontiamo questa parte di uno che appunto si avvicina a un centro di riabilitazione, quindi l'ippoterapia. Certo, abbiamo finora appunto parlato dell'aspetto della riabilitazione fisica, ma naturalmente questo metodo di riabilitazione è indicato anche per chi ha problemi invece che interessano più la sfera della mente, quindi possono essere ritardi mentali, disturbi dell'apprendimento, disturbi dello spettro autistico cosiddetti, quindi vari gradi di autismo, da quelli più lievi a quelli più gravi, disturbi della personalità, anche dipendenze patologiche, quindi tossicodipendenti o alcolisti potrebbero beneficiare di questa attività, persone depresse, questo perché vorrei capire come, cioè nel senso, allora, poi dopo chiaramente tutte queste categorie di persone. Dal punto di vista psichiatrico il cavallo è considerato un
antidepressivo, antipsicotico e regolatore dell'umore. Questo perché sempre il suo modo di camminare? Sì, certo, perché il suo movimento, è praticamente un dondolio su tre piani che rievoca un po' il movimento di una culla, di una mamma che ti culla e ti tiene tra le braccia. Quindi le cose ancestrali. Esatto, risveglia nella mente. Sì, sì. Hai usato proprio il termine giusto, il ricordo, cioè, di un movimento ancestrale, sì, che sì, evidentemente, di cui c'è ancora traccia, certo, nel, resteranno nella sempre nei retaggi dell'uomo, certo. Inoltre c'è il vantaggio, penso soprattutto alle persone per esempio che hanno problemi appunto di autismo, c'è il vantaggio che il cavallo è definito un amico muto, cioè non parla, non questo giudica, non ti forza all'interazione, ma interagisce con te secondo le tue modalità, cioè se tu ti vuoi avvicinare, se tu ti vuoi approcciare, lui è lì, se non te la senti subito, lui è lì, comunque non ti obbliga e di conseguenza è spesso più gradito della persona, sì, dell'operatore, a un utente che appunto ha difficoltà a relazionarsi. Quindi in questo senso il cavallo può essere anche un mediatore della relazione, cioè la persona comincia prima a interagire, a relazionarsi con lui e poi attraverso di lui piano piano anche con le persone. Certo. Beh, io credo anche che il fattore aria aperta, no? Il fattore, sì, luoghi, certo, che poi vai anche a visitare attraverso magari proprio una gita a cavallo, che possa essere poi nel maneggio, perché anche il maneggio comunque è un luogo meraviglioso dove veramente vivi il contatto con la natura, possono essere ingredienti in più. Certo, diciamo che nell'ambito della riabilitazione equestre di, certo, norma no, perché però queste chiaramente potrebbero suscitare soltanto maggiore ansia in chi ha già problemi, però diciamo che, come hai appena detto, anche all'interno di un maneggio sufficientemente ampio, quando si ritiene che la persona sia in grado di farlo, si potrebbe fare, che so, un giretto fuori dal campo intorno, sempre chiaramente con un operatore accanto. La mia sensazione, poi certo, il verde, certo, altri animali presenti, cagnolini, gattini, gli altri cavalli possono senz'altro costituire un arricchimento ambientale. La mia sensazione, quando ho avuto modo di fare qualche giro a cavallo, sicuramente non c'entra niente con la riabilitazione, fortunatamente non avevo quel problema, però è che davvero ti stacca la mente e ti porta a vivere in una sorta di microcosmo a parte, cioè della serie un mondo parallelo, cioè proprio se ti senti come se fossi distaccato da tutto il resto, anche dei pensieri e dei problemi, cioè proprio vivi quel momento come una realtà parallela alla tua vita, perciò ha quel potere, questo sì, sì, perlomeno a me è rimasto questa sensazione. Io te lo posso testimoniare perché anche per me è così, infatti diciamo che l'idea poi di aiutare altre persone nasce dalla mia convinzione che il benessere psicofisico, il mio per primo, possa senz'altro passare anche dall'alto di una sella. Ecco, io voglio capire, visto che abbiamo 3 minuti, come è nato da piccolina, hai detto 8 anni, ma sì, qualcuno ti ci ha fatto avvicinare o questo amore smodato per i cavalli è nato in te semplicemente solo per una sorta di appeal per osmosi? Ma forse la seconda, banalmente diciamo che l'occasione è nata dal fatto che quando ero molto piccola mio padre frequentava un circolo a Cagliari che aveva una parte dedicata al tennis e una parte dove c'erano i cavalli. Lui mi portava non con hai sé. Preso la parte della racchetta. Esatto, lui mi portava con sé quando giocava a tennis. Quindi c'era una parte. Nella speranza forse che iniziassi anch'io questo sport, invece io sistematicamente sparivo in direzione del maneggio e ogni volta doveva venire a cercarmi. Perché a casa tuo padre gioca? Cioè, ha giocato a tennis? A tennis? Sì, sì. Beh, non dentro casa. No, cioè, a casa, nel senso, lui è il tennista. Sì, 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 sì. Ecco, mentre però io sarei andato con tuo padre. Ecco, io invece viravo sempre dai cavalli. Dove, ecco, c'erano i cavalli, andavi. Sì, sì, sì. E provavi da piccolina. Infatuazione. Sì, io avevo forse 5 anni quando lui mi portava. Ho dovuto con rammarico aspettare un po' di più per iniziare a montare perché ero troppo piccolina, ma comunque frequentavo il maneggio, andavo lì almeno a guardarli. Poi hai fatto agonismo? Agonismo mai, no, sempre. Pensavo, perché pratica. A me era capitato nella vita all'ippodromo di Cagliari di presentare anche tanti anni fa, parliamo dei primi anni 2000,
delle gare appunto di salto ostacoli e quant'altro. No, io di che quelle tra sono l'altro solo devi conoscere tutto, perché ci sono dei termini abbastanza complicati, ma come ogni sport devi conoscere un po' le terminologie. Quindi da lì in avanti il fatto di essere diventata veterinario c'entra un po' con questa inclinazione o no? Ma diciamo che sono due cose che sono più o meno andate parallele, però poi per vari motivi anche diciamo logistici ho preferito non occuparmi di cavalli professionalmente e, ripeto, riservare la frequentazione con loro solo a un ambito di relax per poter, come hai detto tu prima, staccare da per tutto. Chiudere, che sono le 10, tu quando hai un momento dove vuoi anche un pochino prenderti tempo per te, anche per cercare di rilassarti, vai là da lui, vai là sì, da Mandarino sempre. Lì, anche solo accarezzarlo, stai lì davanti al suo box, anche se poi di solito non resisto e devo montare in sella e bisogna andare a fare un giro, quindi lo cavalchi, sì. Ci vai. Quindi la prima beneficiaria di questa riabilitazione sono lei, io indubbiamente, è la dottoressa Raffaella Spanetta, medico certo. Veterinario, cioè, certo, per certo. Noi, per me Raffa, perché è un'amica per, di famiglia, per il presidente Raffaella è una comunque, scoperta meravigliosa, è una scoperta meravigliosa. E allora chi appunto sa che potrebbe essere interessato o aver parenti, l'ipoterapia, questo centro di riabilitazione equestre, può essere una via. Abbiamo raccontato i benefici di tutta questa bella operazione che nasce tra l'altro da una condivisione con Rosella, che era un'amica che oggi non ha potuto vedere questo progetto messo in pratica, però sicuramente sono convinto che ne ha sentito parlare e ne sta sentendo parlare. Grazie Raffaella, grazie a tutti voi. Tutti l'appuntamento è per domenica sera per il meglio della settimana alle 21 su Sardegna 1. Grazie a Cristian Manca, Gigi Perra, Stefano Perra e DJ Fabietto. Per quanto mi riguarda, grazie per l'incolumità che mi ha garantito in questo venerdì 17. Non è successo nulla. Nulla, cosa deve succedere? No, ringraziamo il gatto morto. E poi sotto, grazie al presidente. Tranquillo.